Nella seconda parte, quindi, della lezione di oggi, vediamo un primo metodo che si chiama metodo di Sylvester per il calcolo della matrice di transizione dello stato. Continueremo poi nelle prossime lezioni sull'analisi modale tempo continuo, tempo discreto e nello studio dell'analisi modale, quindi per le prossime due lezioni. Per poi abbandonare, diciamo, la parte di studio delle basi, che è un po' astratta, per andare a vedere alcune proprietà tipiche di spazio di stato, che sono quelle della particolare la raggiungibilità e osservabilità, che sono veramente, diciamo, delle proprietà molto importanti per capire cosa succede in un modello dinamico, in un sistema dinamico, chiedo scusa, quando noi applichiamo un controllo oppure quando noi vogliamo vedere cosa succede al suo interno. Ok, metodo di Sylvester è un metodo per cui diciamo essenzialmente si sfrutta un algoritmo che non dimostriamo. Lo faccio perché diciamo ci semplifica un aspetto sulla tua valore complesso, però poi diciamo, è un po' astratto, nel senso che noi non dimostriamo perché vale, perché diciamo si ottiene in questo modo la matrice di transizione dello stato. Allora, esiste un teorema che ci dice che l'esponenziale di matrice elevata da t si può calcolare come la sommatoria per i che va da 0 a n-1, quindi sono n elementi, dove n è la dimensione della matrice quadrata A. Di che cosa? Beh, del prodotto di A elevato alla i, quindi le potenze di A fino da 0 fino a n-1, moltiplicata per una funzione analitica scalare che è incognita, che bisogna individuare impostando un sistema di equazioni che cambia in base a che cosa? Al tipo degli autovalori. Quindi io calcolo prima gli autovalori di A e poi faccio un'osservazione. Se gli autovalori di A sono tutti quanti a molteplicità unitaria, imposto un sistema in questo modo. Ora vediamo, diciamo, questo sistema come viene impostato. Allora, se sono tutti a molteplicità unitaria, io ora gli autovalori a molteplicità unitaria, io dovrei un attimo fermarmi adesso perché io ricordo che ho introdotto un concetto nuovo che è la molteplicità geometrica. Che diciamo un concetto nuovo rispetto a quella algebrica che già conoscevamo. La molteplicità algebrica è quante volte un autovalore è soluzione del polinomio caratteristico. Ok? Però poi abbiamo introdotto anche quella geometrica. Quella geometrica abbiamo detto che è un concetto un po' più delicato ed è la dimensione del nullo di lambda i meno a. Aspetta. Ok. Del nullo di da così i meno a. Che posso anche dire quanti autovettori linearmente indipendenti posso associare a quel particolare autovalore. Allora, la molteplicità algebrica è sempre maggiore o uguale della molteplicità geometrica. Perché se l'autovalore ha molteplicità 1, algebrico, io gli posso associare al massimo un autovettore che è chiaramente linearmente indipendente perché, diciamo, è da solo. Per cui in quel caso algebrica e geometrica corrispondono. Se l'autovalore ha molteplicità 2, io sono di fronte a due possibili soluzioni. Una
io associo due autovettori linearmente indipendenti fra di loro, e in quel caso la molteplicità geometrica è 2, o ne associo uno. Se ne associo uno, questo significa che gli autovettori non sono una base per Rn. È un concetto di geometria un po' avanzato, un po' complicato, però purtroppo, diciamo, entra in gioco qua. Cerchiamo solamente di prendere quello che ci serve. Entra in gioco, diciamo, nei modi naturali dei sistemi di lancio spazio di stato. Quindi questo significa che se la molteplicità algebrica è sempre maggiore o uguale di quella geometrica, quando io dico che sto studiando la molteplicità unitaria, non devo fare distinzioni, perché è uno, sono entrambe uguali a uno. Va bene, sia quella geometrica che quella algebrica. Quindi faccio questa cosa e verifico che sono tutti diversi fra di loro. Che vuol dire molteplicità unitaria? Numericamente sono tutti diversi fra i loro autovalori, questo è banalmente. Allora, li guardo e sono tutti diversi. Ok, allora imposto questo sistema. Vediamo questo sistema come, diciamo, è fatto. Vediamo prima il termine noto. Il termine noto è dato da i termini noti perché ho n equazioni. Da elevato a lambda con 1t, elevato a lambda con 2t, elevato a lambda con nt. Ok? Io so che gli autovalori sono dei numeri, sono le soluzioni di un polinomio caratteristico, quindi possono anche essere numeri complessi. Però, se io dico che hanno molteplicità unitaria, vuol dire che sono tutti quanti reali, diciamo, per diretta conseguenza che la molteplicità è unitaria. Perché io so dall'analisi che se il mio polinomio ha coefficiente reale e c'è una soluzione complessa, vuol dire che c'è anche il suo coniugato. Ok? Questo lo stiamo escludendo, questi qua. Sono reali quelli che vediamo adesso. Ok, quindi elevato a lambda con 1, eccetera, eccetera, sono tutti quanti, diciamo, noti. Qui io imposto beta con 0 di t, che è un'incognita, più beta con 1 lambda con 1 di t più beta con 2 lambda con 1, chiedo scusa, lambda con 1 non di t, più è il numeretto, più beta con 2 lambda con 1 al quadrato, eccetera, eccetera. Sì, professore, mi era saltata la connessione. Ecco, Ok, quindi a posto, continuo. Quindi imposto in questo modo il mio sistema. La seconda riga, le incognite sono le stesse, ma lo faccio con lambda con 2, che è lo stesso di elevato a lambda con 2t. Ok? È una maniera sistematica, non c'è niente da capire perché la dimostrazione la facciamo. Ok? Banalmente. Ora, questa stessa cosa, questo sistema di equazioni lo scrivo in forma matriciale. È chiaro perché lo posso scrivere in questo modo? Oppure magari vediamo un attimo. Faccio un attimo, diciamo, un esempio per vedere perché questo è così. Allora, questo vettore qui sarebbe, lo chiamo eta, per cui è il vettore in cui ci metto tutti questi elementi qua. Nella matrice beta, chiedo scusa, beta è un altro vettore in cui io sto mettendo beta con 0, beta con n-1, che sono le incognite, e lambda è una matrice in cui io metto i coefficienti ok. E quindi quando io vado a fare il mio bravo prodotto lambda, la prima riga di lambda per beta, quello che ottengo è esattamente la prima equazione. Giusto? Quindi ho semplicemente scritto in forma matriciale un sistema di equazioni algebriche, quello che avete sempre fatto, diciamo, anche in analisi. Si dimostra che la matrice dei coefficienti ha sempre rango pieno, per cui quando io ho impostato
diciamo, questo sistema di fatto ho già trovato la soluzione perché basta invertire lambda e ottengo lambda alla meno 1 per eta che mi dà le incognite. Ora però mi interessa a questo punto più che altro capire una cosa, ma la beta con i dt dal punto di vista matematico, che tipo di funzioni contiene? Perché mi interessa fare questa domanda? Beh, mi interessa perché io qua vedo che la matrice di transizione dello stato, da chi è data? Allora, adesso vediamo un attimo, poi facciamo degli esempi. Però riflettiamo un attimo su questo aspetto. Allora, A elevato alla I. A è la matrice dinamica, sono dei numeri, va bene? Sono i numeri che vengono dal modello matematico. A elevato alla I sono numeri, quindi qua abbiamo una matrice, diciamo che nel caso generale è una matrice piena, cioè tutti gli elementi sono diversi da zero, non ho nessuna ipotesi. Poi vediamo che invece a volte sono zero perché lo sappiamo, però. Allora, questo significa che io sto facendo la sommatoria di tante matrici, con quindi, diciamo, dei numeri che su cui non ho particolari ipotesi, ognuna moltiplicata per beta con i. Beta con i è uno scalare, quindi moltiplica tutti gli elementi della matrice. Allora, questo significa che dal punto di vista matematico, tutti gli elementi della matrice elevata da t contengono potenzialmente il beta con i. Allora, voglio capire cosa c'è in beta con i, perché questo mi rappresenterà la funzione analitica presente nella matrice di transizione dello stato. E la matrice di transizione dello stato è quella che determina sia l'evoluzione libera, banalmente elevata a t per x in 0 è l'evoluzione libera, ma poi si compare anche nella forzata. Quindi mi interessa capire questi beta con i dal punto di vista, diciamo, matematico, che tipi di funzioni possono essere. Vediamo un attimo, facciamo un esempietto per capirlo. Cioè, poi facciamo quello numerico, però adesso voglio cominciare a capire. Allora, lambda a meno 1. Allora, lambda meno 1, facciamo un caso 3x3. La mia lambda, avete visto da che è composta? Diciamo, è una matrice piena. Per cui, La divisione della lampada. la mia lambda è una matrice piena, per cui io, diciamo, non ho lambda meno 1 sarà altrettanto piena, non ci sono zeri che io so esserci. Per cui, facciamo un caso 3x3. Che è successo? Ok, facciamo un caso 3x3. E io metto degli asterischi, che significa che questa è lambda meno 1, va bene? Poi lo moltiplico per eta, invece eta so chi è, perché è e elevato a lambda con 1t, e elevato a lambda con 2t, e elevato a lambda con 3. È giusto? Adesso, cosa devo fare? Prima riga per prima colonna, seconda riga per prima colonna, terza riga per prima colonna. E che vuol dire prima riga per prima colonna? Vuol dire che io vado a fare questo prodotto qua, ta per ta. Ma allora significa che io sto facendo una combinazione lineare di e elevata a lambda con i t in tutti e tre, con coefficienti diversi, ovviamente. Allora, cosa significa questo? Che all'interno di ogni elemento di beta compare potenzialmente una combinazione lineare di tutte le funzioni elevate a lambda con i t. Quindi compare il contributo di tutti gli autovalori. Ok?
Quindi dal punto di vista puramente, diciamo, matematico, significa che la matrice elevato ad AT, la matrice di transizione allo stato, potenzialmente, poi vedremo che gli zeri messi in maniera opportuna, cioè, a volte ci sono delle influenze o meno, però adesso parliamo, diciamo, dal punto di vista generico, potenzialmente ogni elemento della matrice di transizione dello stato contiene tutti gli esponenziali elevato a lambda con t. Ma allora, guardiamo a questo punto una evoluzione libera. Se io scrivo l'evoluzione libera, questo significa che l'evoluzione libera di x in 0 sono altri numeri perché è il valore numerico delle condizioni iniziali. Quindi l'evoluzione libera, ognuno dei termini dell'evoluzione libera, è un'opportuna combinazione di. Professore, non ha aggiornato, sto ancora sulla slide del metodo di Sylvester. Ok, allora è un problema, diciamo, di Google perché invece qui sta aggiornando bene, quindi Ok. mi faccia sapere ora. Allora, vabbè, questo è un asterisco, non voglio aggiungere altri simboli, però è chiaro che qui ci sono tipo alfa con i, ci sono dei numeretti, no? Che dipendono dal modello, per elevato a lambda con i t. Questo significa che potenzialmente ogni autovalore influenza tutte le componenti dello stato. Novità? No, sto sempre su quella slide, non cambia niente. Allora, magari interrompo e ricondivido lo schermo, vediamo se questo magari lo forza a un adesso. Vedo sempre il metodo di Sylvester, sempre quella slide di prima. Provo a ricaricare io, forse, non lo so. Allora, io non credo che il problema sia dal lato rete qui, perché diciamo sempre il tablet è in rete e si è sincronizzato bene. Per cui provi un attimo a fare qualcosa. Ok, adesso non mi dà proprio niente lo schermo della presentazione. Non mi dice niente. C'è nero? Eh sì, c'è scritto presentazione, però non c'è niente, tutto nero. Angelista, non so quale possa essere il problema perché noi qui. Qualcuno di voi si può collegare con un cellulare a Google Meet, giusto per curiosità, per vedere se è un problema nostro o del collega? Professore, ho fatto adesso uno speed test e mi dà 35 mega, quindi non credo. Potrebbe anche essere dei server, cioè di Google il problema. Sì, esatto. Quindi. Ok, adesso vedo. Vabbè.
Adesso Ok, vedo. Sì. grazie a chi si è collegato. Ok, allora lei vede questo? Cioè, lei vede Ah, questo? Lei di nuovo no, di nuovo è bloccato sulla schermata di Meet. quanti utenti ci stanno nella schermata Meet? Io, lei e un ragazzo. Quindi lei è, sì, perché ora se ne sono usciti, sono entrati e sono usciti. Quando loro sono Ok. entrati, provate un'altra alternativa, vediamo se c'è una correlazione fra il fatto che si era sbloccato o meno. Sembra quasi un baco più che un problema di rete. Sì, ok, anche adesso mi ha aggiornato che sono entrati in tre. Allora, un attimo solo, rimanete un attimo dentro. Se io faccio così, lei ora che Sì, vede? adesso vedo la lavagna. Uscite un'altra volta tutti quanti. Ok, continuo a vedere la lavagna. E loro sono usciti. Vabbè, andiamo avanti, vediamo, mi fa sapere. Allora, Sì. le ripeto brevemente il significato di questa lavagna, però io credo che la registrazione sia comunque corretta, Ok. perché io non ho avuto sintomi di cose strane. Allora, abbiamo appena detto che questa è una matrice n per n in cui io potenzialmente ho in ogni elemento della matrice contributo di tutti quanti gli autovalori, perché ho una sommatoria di elevata lambda con it. Quando vado a moltiplicare per questo vettore, io, e faccio sempre riga per vettore, seconda riga per vettore e così via, io ottengo che il generico elemento dell'evoluzione libera è ancora dettato dal contributo di potenzialmente tutti gli autovalori. E quindi questo è essenzialmente, Ok, grazie. diciamo, il significato di questo beta con i, e noi, diciamo, l'abbiamo ricavato semplicemente diciamo, da questa osservazione. Ok? Ora, se gli autovalori non sono a molteplicità unitaria, e in questo caso quindi è quella algebrica, se la molteplicità algebrica è pari a ni, io che cosa devo fare? Metto tutti quelli a molteplicità unitaria nel sistema, a ognuno associo un'equazione uguale a questa qui e a quella del precedente. E poi invece, per quanto riguarda i ni, diciamo, moltiplicata doppia, per esempio, associo una prima equazione che è uguale al caso di quando aveva molteplicità unitaria, e poi una seconda equazione che è la derivata parziale rispetto a lambda di quella precedente. Ok? Questo è interessante perché a questo punto, e poi vado avanti, la derivata, diciamo, rispetto a ni meno 1 se la molteplicità è maggiore di 1. Perché a questo punto io che cosa osservo? Beh, osservo che se faccio la derivata parziale rispetto a lambda, io elevato a lambda con it, che cos'è? Beh, mi dà t per elevato a lambda con it. E ricordo che il modo t per elevato a lambda t io l'ho già incontrato. L'ho incontrato quando ho studiato i modi di evoluzione per i sistemi ingresso-uscita. Quindi, quando introduciamo la rappresentazione in spazio di stato, ovviamente non è che ci possiamo aspettare di incontrare delle funzioni analitiche diverse rispetto a quelle che abbiamo visto in ingresso-uscita. È più complesso perché ora vediamo l'interazione fra gli elementi dello stato, però dal punto di vista matematico, diciamo, non mi aspetto adesso di conoscenza il logaritmo del tempo, per esempio. Va bene? Per sistemi lineari. E questo è interessante perché anche col polo doppio è la situazione in cui io posso avere un modo t per elevato a lambda t. Quindi si ritrovano, diciamo, dal punto di vista concettuale le stesse analogie. E la derivata due volte rispetto a lambda mi dà che cosa? T quadro, quindi il polinomio del tempo, che sono i modi che abbiamo visto per, diciamo, nell'ingresso-uscita per poli a molteplicità maggiore di 1. Anche qua è sistematico, facciamo un esempio, ma non c'è niente da riflettere. Se invece l'autovalore è complesso,
con moltiplicità unitaria, non facciamo valori complessi con moltiplicità maggiore di 1. Allora, che cosa, come si fa? Beh, si vede la parte reale e la parte immaginaria. Io qui ve l'ho risolto solamente per il caso 2x2, perché diciamo, concettualmente ci dà quello che ci serve. Questa matrice dinamica, alfa omega meno omega alfa, beh, è proprio la matrice 2 più semplice con autovalori complessi coniugati. Se voi andate a calcolare il determinante, vi rendete conto che il determinante si annulla, di lambda i meno a si annulla con autovalore alfa più g omega e il coniugato alfa meno g omega. Va bene? Ne prendete uno dei due, per esempio il primo. Questa è l'equazione che avevate. Diciamo nel caso reale, ve la copiate due volte, vi prendete la parte reale e la parte immaginaria. Ok? Ora la parte reale di beta con 0 con t è ancora beta 0 con t perché l'enunciato del teorema ci dice che i beta con i sono variabili reali. Poi abbiamo lambda beta con 1 con t, ma lambda è data da alfa più j omega. Quindi la parte reale è alfa beta con 1 di t uguale esponenziale di un numero complesso. Abbiamo visto che alfa più g omega, io questo qua diciamo lo posso scrivere come elevato ad alfa per elevato a g omega, ma elevato a g omega t, chiedo scusa, è cosino di omega t, per cui è elevato alfa t per il cosino di omega t. Va bene? Oh, se dobbiamo farlo, me lo dite, lo facciamo un attimo La parte immaginaria di beta con 0 è 0, perché è una funzione reale. La parte immaginaria di lambda per beta con 1 è omega beta con 1. E la parte immaginaria di elevato a lambda t è elevato alfa t per il seno di omega t. Ok? Ora, questo come lo risolvo? Guardate, è simbolico, per cui ho bisogno, ovviamente questo lo facciamo a mano, però ho bisogno di un programma di calcolo simbolico per risolverlo. Non è complicato risolvere questo, esistono software di varia natura che ce lo fanno, noi non ne avremo bisogno in questo corso, però giusto vi voglio sottolineare che questo va risolto in maniera simbolica e non numerica. Allora, come la soluzione qual è? Allora, guardate, divido per omega qua primo e secondo membro e ottengo beta con 1. Ok? Banalmente, lo sostituisco nella prima e ottengo beta con 0. Quindi non vi voglio, diciamo, mortificare nel farlo, però è banalmente questo. Beta con 1 è questo qua. E quindi ora compaiono anche le funzioni trigonometriche. Quindi l'esponenziale del tempo per la funzione trigonometrica, caratteristica dei poli complessi coniugati quando abbiamo studiato le funzioni di trasferimento. Ok, ho beta con 0, ho beta con 1, vado a prendere l'enunciato del teorema che mi dice la sommatoria, ma che vuol dire la sommatoria? Beta con 0 per la matrice identità A elevato alla 0. Più beta con 1 per a elevato alla 1. È banale l'implementazione. Quindi la matrice identica, beta con 1 per la a. Chi è la a? Beh, la a è questa, alfa omega meno omega alfa. Quando vado a fare il calcolo, esce fuori che poi posso accorpare i termini e mi viene questa matrice qua. La matrice di transizione dello stato per un autovalore complesso a molteplicità unitaria ha questa espressione qua. Ok? Allora, adesso implementiamo un attimo, facciamo un attimo, diciamo, questo come esempio di applicazione. E l'ho preso con molteplicità algebrica pari a 2, no? Se no è troppo semplice. E vettocchiamo con mano quello che ci siamo detti sul fatto che tocchiamo con mano quello che ci siamo detti col fatto che
gli autovalori si mischiano un po', più di un po' si mischiano, e questo rappresenta un aspetto estremamente importante dei sistemi di analisi spazio di stato. Allora, ok, allora Professore, di nuovo non mi ha aggiornato. Sto fermo sulla lavagna condivisa di prima. vogliamo provare se è deterministico, diciamo, questa cosa. Vediamo un attimo. Ok, adesso si è aggiornato. Ok, Vabbè, adesso sta con esempio molteplicità algebrica 2. allora non è il Ok, deterministico. perfetto. Ok. Allora, adesso io ho questa bella matrice dinamica A, ok? Devo calcolare gli autovalori. Ovviamente io gli autovalori li faccio calcolare al MATLAB, AIG, il comando AIG di A, quindi ci metto molto di meno a dirlo che non a farlo, però siccome io, diciamo, sono antico, voglio vedere se sono in grado di calcolare a mente questo determinante. Allora, guardate. Vi ricordate che il determinante si può calcolare come sviluppo in serie e oltre a notare che qua c'ho una riga in cui c'ho due zeri e un 3, io vedo anche che questa è una matrice dinamica diagonale a blocchi. Questo cosa sarà utile vederlo durante il corso, e cioè che vuol dire? Ci sono questi due blocchi sulla diagonale e poi sopra diagonale, qua c'è una matrice, ci sono degli elementi diversi da zero e qua ci stanno degli elementi nulli. Questo che può Professore, essere. di nuovo non va. È fermo sulla pagina, diciamo, non scritta, pulita. Vabbè, lei capisce, ma lei vede me, cioè vuol Sì, io dire. lei la vedo. Sì, lei la vedo bene. Ah, quindi è chiaramente un problema del, diciamo, del board o di MIT, ma non è un problema di rete, perché se lo streaming del video va bene. Vabbè, vediamo un po', collegatemi un attimo, vediamo se questo in qualche modo lo forza a fare Ok, qualcosa. adesso è andato. Cambiando Allora, basta scheda sembra che va, professore, come quando dire passa MIT e la poi. parola collegatemi, allora. Allora, io faccio uno sviluppo per la terza riga, dopodiché ho 3 per il determinante del minore, che è lambda i, cioè chiedo scusa, è lambda, facciamo lambda meno 3 per determinante, e quindi poi ho il determinante, qua ho lambda meno 3, 0, 0, meno 2 e lambda più 1. Ok? Questo determinante qua, faccio il calcolo tutto, elementi sulla diagonale meno il prodotto di quelli sull'antidiagonale, e mi viene abbastanza immediatamente che questo è lambda meno 3 al quadrato per lambda più 1. Quindi gli autovalori meno 1, 3 e 3. Ok? Bene. Il sistema da chi è dato? Prendiamo prima quello da solo. Allora, io devo scrivere meno 1 elevato alla 0, che fa 1, e quindi il coefficiente di beta con 0 è 1. Poi meno 1 elevato alla 1 fa meno 1, e questo è il coefficiente di beta con 1, e poi meno 1 al quadrato più 1, e questo è il coefficiente di beta con 2. Faccio la stessa cosa con l'autovalore 3 e quindi mi viene 1, 3, 9. Vediamo prima il secondo membro che deve passare. Quindi per elevato, chiedo scusa, per elevato a meno 1 il mio
termine noto è elevato a lambda con 1 t, cioè meno 1 per t. Poi qui ho elevato a 3 t, dopodiché vado a prendere le equazioni per diciamo il contributo della seconda molteplicità del lato valore 3. Vado a vedere l'espressione che sta qua e devo fare la derivata rispetto a lambda di beta con 0 più beta con 1 lambda con 1. Quindi qua rimane beta con 1, ok? E poi invece quando c'è il quadrato qua ce l'ho? No, perché questo qua, cioè, ah no, ce n'ho 3, sì. E poi ho 2 lambda beta con 2. Quindi quando arrivo qua, io ho qui 1 e qui 2 lambda, 2 per 3, 6. Ok? E il termine noto però la derivata rispetto a lambda, per cui viene t per elevato a 3t. Ok? Ora, come lo risolvo questo? Come vi ho detto, qua la matrice dei coefficienti è banale, la matrice dei coefficienti è 1, meno 1, 1, 1, 3, 9, 0, 1, 6. Ho preso i coefficienti delle incognite per beta con 0, beta con 1, beta con 2. Quindi questa qua è quella che abbiamo chiamato lambda. È uguale, i termini noti sono questi qua, quindi elevato a meno t, elevato a 3t, t per elevato a 3t. Lambda, l'inversa la faccio facilmente, con un programma, diciamo, questo è numerico, e poi la devo moltiplicare per questo che è, diciamo, simbolico. Sembra complicato, però in realtà, diciamo, è sistematico, quindi i programmi che hanno la possibilità di definire le variabili simboliche lo fanno immediatamente, non c'è niente, diciamo, di strano. In realtà questo si può anche fare manualmente, come, diciamo, per esempio didattico, e quindi dalla terza, lo faccio per sostituzione, ok? Quindi dalla terza beta con 1 è meno 6 beta con 2 più t per elevato 3t. Dove sto qua, questo è beta con 1, ok? E quindi poi le rimetto qua e poi posso trovare beta con 2. Perché ho fatto questi passaggetti? Perché mi interessa farvi toccare con mano quello che abbiamo visto prima. In beta con 2 compaiono tutti e tre il contributo di tutti e tre gli autovalori, ok? Elevato a meno t elevato a 3t e t per elevato a 3t. Beta con 0 e beta con 1 sono ottenuti, diciamo, per sostituzione, ma avranno coefficienti diversi, avranno dei numeretti diversi, però in tutti e tre compaiono potenzialmente, vuol dire non è detto, ma possono comparire tutti i modi. E quindi vuol dire che compaiono in tutti gli elementi della matrice di transizione dello stato. E quindi vuol dire che compaiono in tutti quanti gli elementi di un'evoluzione libera. Quindi elevato a meno t elevato a 3t e t per elevato a 3t influenzano tutto. Giusto così per vedere se siamo un attimo frischi, ma per t che va all'infinito, cosa fanno queste tre funzioni? Tutte Tutte e tre? Eh? A seconda della terza. Allora, elevata a meno t converge, giocheremo su questo, cioè ci rinfrescheremo le costanti di tempo e tutto, nella prossima lezione facciamo proprio i grafici a mano, cioè non vi preoccupate se non ve lo ricordate, però elevata a 3t. Per t che va all'infinito, l'analisi 1 ci dice che diverge anche t per elevato a 3t. Allora, questo comincia a farci ci do dobbiamo riflettere sul fatto che no, tutti gli autovalori influenzano tutto potenzialmente. Allora, che facciamo?
Vediamo il metodo di Sylvester per modello esplicito. Questa cosa che ora facciamo, che è l'ultimo esercizietto, nel senso come esempio, e poi chiudiamo la lezione di oggi, è una cosa che io non farò mai dal punto di vista, come dire, pratico, ma che faccio adesso a lezione, perché voglio farvi sempre toccare con mano questa cosa che vi ho detto, cioè potenzialmente tutto compare dappertutto, tutti gli autovalori influenzano l'andamento della funzione, però a volte gli zeri giocano un ruolo che ha un significato fisico ben chiaro, di accoppiamento meno fra variabili. Questa frase diventerà più chiara, diciamo, nel corso del semestre. Allora, guardiamo la matrice dinamica, meno 1, 1, 0, meno 2. Però a questo punto, questa matrice dinamica, io me la scrivo un attimo. Cioè, non è che me la scrivo un attimo, voglio fare delle considerazioni su questa matrice dinamica. Ho aperto il board, Evangelista, e ho scritto una A, non so se lei Sì, l'ha. Ok, sta andando adesso, sì. che numero era? Abbiamo detto meno 1, no, non è sicuramente 2 qua, meno 2, ok. Allora, io parto spesso dall'espressione x punto uguale a x più b, però a questo punto torniamo alle equazioni differenziali. Questa qui implica che ho due equazioni differenziali del tipo x1, x punto con 1 di t è uguale a meno x1 di t più x2 di t. Se qualcuno non è chiaro perché questa è l'equazione differenziale, questo è il momento per dirlo, eh? X punto con 2 di t è uguale a meno 2 x2 di t. Io che cosa posso osservare? Io posso osservare che la dinamica di x con 1 è influenzata dal valore di x con 2. La dinamica di x con 2 non è influenzata dal valore di x con 1. Ok? Quindi io, diciamo, ho appena studiato che potenzialmente tutti quanti i modi compaiono dappertutto, però se io guardo questa equazione differenziale, questo x punto con 2 uguale a meno 2x con 2, e me la porto in un altro foglio e me la scrivo, diciamo, cambiando anche il nome alla variabile, ma perché mai ci dovrebbe essere x con 1 che mi influenza questa dinamica? Non c'è, matematicamente non c'è. E questa cosa qui si rispecchia in questo 0. Questo 0 qua, se guardate, questo qua è x con 1 e questo è x punto con 2. Questo 0 qua rappresenta un'assenza di accoppiamento, quindi di influenza di x con 1 sulla dinamica di x con 2. Vi farò vedere alcuni esempi, quello dell'elicottero per esempio, ma non solo, in cui si tocca con mano che alcune componenti dello stato, adesso qua ne ho fatte due, però immaginate n, no, n uguale a 7, a 8, a 12, quello che è. Alcune componenti dello stato possono influenzarne altre, ma non viceversa, per esempio. Okay? E questa cosa qua si traduce nella matrice dinamica che può essere una matrice diagonale a blocchi, in cui io per esempio posso avere A1, 1, 2, 2, A3, 3 e poi posso avere o meno degli zeri qua o degli elementi diversi da 0. E questi zeri vanno opportunamente letti. Ok? Quindi ora vediamo il caso 2x2, lo vediamo banalmente, cioè banalmente è facile la soluzione dal punto di vista simbolico, e cominciamo a ragionare sul fatto che la matrice dinamica contiene l'informazione, vabbè, sugli autovalori, e vedremo quindi domani sui modi naturali di evoluzione, ma anche sull'accoppiamento fra le componenti dello stato.
e vedremo che ci sono delle sottospazi che si possono influenzare o meno nello spazio di Stato. Questa è la grande, diciamo, lettura del spazio di Stato che si perde nell'ingresso-uscita, che a volte va bene, però a volte si perdono delle cose che possono avere gravi conseguenze nelle applicazioni pratiche. Gli autovalori di questa matrice dinamica si leggono perché sono sulla diagonale, perché è triangolare questa matrice dinamica, ok? Quindi sono proprio meno 1 e meno 2, non devo fare calcolo. Il sistema da impostare, abbiamo capito, 1 meno 1, 1 meno 2, elevato a meno t, elevato a meno 2t. Come lo risolvo? Come vi pare, nel senso che questo è abbastanza banale da risolvere, pigliate la prima, la sottraete alla seconda, e, insomma è 2 per 2, avete che beta con 0 è questo e beta con 1 è questo, quindi compaiono tutte e due, va bene? E allora ora ci calcoliamo la MTS. Qui ho solo ricopiato l'enunciato, sommatoria per i che va da 0 a n-1, n vale 2, per cui n-1 vale 1, per cui io ho due somme, le stesse di prima, beta con 0 per i più beta con 1 per a. Guardate, io qui sono andato a fare proprio le sostituzioni, proprio elemento per elemento, così potete proprio toccare con mano. Beta con 0 per i, beta con 0 ce l'ho qua, è questa, per la matrice identica, significa identità, significa che me la ritrovo nei due elementi diagonali, è 0 e 0. E infatti, se vedete questa matrice qua, questo è beta con 0, questo è beta con 0, questo è 0 e questo è 0. Più beta con 1 per A, devo fare il prodotto, la matrice A, meno 1, 1, 0, meno 2, la moltiplico per beta con 1, e quindi se vi fate i calcoli vi viene questo. Ok? Faccio la somma di matrice è la somma degli elementi corrispondenti, e questa è la matrice dinamica che ottengo. Quindi, beh, quello che ho detto io è vero, sì, ovviamente è vero, però per questa matrice dinamica, guardate, c'è un elemento in cui compare la somma dei due modi. Un elemento compare elevato a meno t, un elemento compare elevato a meno 2t, un elemento non compare assolutamente nulla. Quindi, potenzialmente ci sono tutti, ma il fatto che non ci siano può avere un significato fisico, che non interagiscono le variabili. Qual è l'evoluzione libera nello stato? Beh, l'evoluzione libera è la matrice di transizione allo stato per le condizioni iniziali. La matrice di transizione allo stato l'abbiamo appena calcolata. Le condizioni iniziali sono dei numeretti, li ho dati, ho messo a caso due numeretti e ottengo questa espressione. Beh, che cosa posso dire guardando questa espressione dell'evoluzione libera? Posso dire esattamente confermare l'intuizione sulla presenza di quello zero. L'evoluzione libera del primo elemento dello stato contiene sia elevato a meno t, autovalore lambda con 1, sia elevato a meno 2t, autovalore lambda con 2. Quindi è influenzata da tutti. L'evoluzione libera della seconda componente non è influenzata dall'autovalore lambda con 1. E questa cosa è dovuta alla presenza di questo zero qua, perché l'equazione differenziale semplicemente matematicamente non dipende da x con 1. Ok? Se io vado a calcolare l'evoluzione libera nell'uscita, devo solo moltiplicare per c. Faccio questa operazione e vedo che compaiono tutte e due nell'uscita i modi. Ok? Continuiamo e divertiamoci ad aggiungere un ingresso che è un gradino, quindi delta con pedice meno 1 vuol dire gradino, funzione del tempo, quindi applicato nell'origine, di ampiezza 2. Svolgo questo integrale, questa è la prima e l'ultima volta che noi svolgiamo simbolicamente questo prodotto di convoluzione, la forzata, ok? Non la calcoleremo mai così. Mi pare ricordare mai. Quindi che cos'è questo? La matrice di transizione dello stato calcolato in t-tau, la matrice B per U,
di tau in de tau, faccio prima questo prodotto e mi viene questo, poi, poi calcolo questo integrale, integrale esponenziale, prendo il libro di analisi 1 e l'esponenziale, lo so come si calcola, non lo rifacciamo, e mi viene che la forzata è questa. E beh, guardate, cosa compare nella forzata? Io questo dovrei ricordarmelo dalla teoria di da fondamenti di controlli automatici oppure da fondamenti di sistemi dinamici, però lo rivedremo quando facciamo i domini trasformati. Guardate cosa compare. Compare 1, è la forzante, e compaiono i modi, meno 2 elevato a meno t. Ma nella seconda componente della forzata non compare elevato a meno t. Ok? Nell'uscita la stessa cosa, compare una costante, poi ovviamente c'è un guadagno, per cui diciamo qua è 1, qua è 3 e la forzante è 2, c'è un guadagno, quindi non compare anche con la stessa ampiezza, ma con la stessa, diciamo, forma d'onda. Allora facciamoci un bel disegnino e guardiamo una cosa. Questo qua è la forzata e poi vi ho disegnato elevato a meno t elevato a meno 2t. Secondo voi, dal punto di vista, diciamo, intuitivo, qualitativo adesso, la forzata sta andando a regime seguendo più i tempi, la costante di tempo lo rivedremo, ma seguendo più l'andamento di elevato a meno t o di elevato a meno 2t? È più simile a chi come diciamo, convergenza a regime? Alla meno t. A quello più lento, per cui questo significa che ovviamente che il più lento influenza la dinamica del sistema dell'ingresso uscita, elevato a meno 2t, diciamo, è il modo veloce, quindi si estingue prima e non si vede fra virgolette, ovviamente potrebbe, non dobbiamo dare per scontato che tutti gli autovalori si ritrovino in uscita senza essere, fra virgolette, bloccati, fatemi dire bloccati e poi lo vedremo meglio. Così come abbiamo visto adesso che in alcuni casi elevato a meno t non influenzava la dinamica di x con 2. Ok? Quindi, che cosa, diciamo, abbiamo visto in questa seconda parte? Allora, noi abbiamo visto una tecnica per calcolare la MTS. Questa tecnica, siamo a metodo di Sylvester, l'abbiamo un po' applicata, però poi l'abbiamo sfruttata per cominciare a toccare con mano alcuni aspetti, fatti in maniera didattica, cioè come vi ho detto, noi questo non lo vogliamo calcolare perché sarebbe troppo specifico, noi vogliamo trovare delle proprietà generali dei sistemi dinamici, e abbiamo cominciato a vedere un po' cosa succede a gli autovalori, cioè a ogni autovalore viene associata una funzione analitica, queste funzioni analitiche potenzialmente influenzano tutto quanto la dinamica, cioè tutto l'andamento dello stato e dell'uscita, a volte no, e vedremo che queste cose qua è da prendere in considerazione. Ok, avete domande su quello che abbiamo visto?